amigos qué tal bienvenidos a español vivo hoy tema muy interesante vamos a hablar de diminutivos aumentativos y despectivos muy utilizados en español sígueme hola soy antonella tu maestra de español bienvenido hoy vamos a hablar de diminutivos aumentativos y despectivos Vediamo come le parole cambiano aggiungendo determinati suffissi. Vamos a empezar con los diminutivos. Mira quantos son. Il diminutivo chiaramente matizza il significato della parola, cambia il significato della parola indicando una grandezza inferiore o, quando si vuole, indicare minore importanza o anche, vengono molto usati nello spagnolo eh, ispano-americano, anche in maniera affettiva, cioè per, dare, per indicare affetto. Anche se, in qualche caso, possono indicare desprecio o burla. Vamos a ver algunos ejemplos. Moreno, morenito. Bolsa, bolsita. Gato, gatico. perra, perrica, chico, chiquillo, amigo, amiguete, gordo, gordete, muchacho, muchachuelo, chiquito, chiquitín, pobre, pobriño, feo, feuco, casa, casuca. I suffissi di solito ito sono quelli più utilizzati, no? Eh, non so, mi viene da pensare ad esempio al famoso eh, mamà, mamacita, che si usa moltissimo in le zone, per esempio, caribeñas e non solo in Hispanoamérica. O, por esempio, sorrisa, sorrisita, che tiene un matiz... irónico o, o cuaderno cuadernito para indicar el tamaño uh, menor de un objeto y son los más usados los otros que te acabo de decir se usan muchísimo en España sobre todo como INA, se no manquerá la, la ocasión de escoltarle en otras zonas de la América Latina Aquí tienes los aumentativos. Aumentativos claramente vuelven a indicar un tamaño mayor o una importancia mayor. El nivel de grandeza, pero también de importancia mayor. Y pueden tener uh, diferentes uh, matices. Uh, pueden dar, indicar admiración o desprecio. Casa, casón, para indicar una casa grande o partido partidón para indicar un buen partido. Pero te voy a dar otros ejemplos: película peliculón, mujer mujerona, hombre hombrazo, grande grandote, amiga amigota. Ahora los despectivos, eh, como dice la parola. Despectivo, queremos darle un significado más bien negativo, un matiz negativo. Uh, o también dar uh, desprecio o un punto también irónico, dar un poco de ironía. Uh, de ejemplo, pájaro se puede transformar en pajarraco para decir un pájaro feo. O gente, se puede decir gentuza. Per indicar mala gente, político o puede puede llegar a ser politicastro para indicar un político malo. Aquí tienes todos los sufijos despectivos más utilizados en español. Te voy a dar otros ejemplos: pequeño pequeñajo, perro perrucho, pueblo populacho. tipo, tipejo. Poeta, poetastro. Joven, jovenzuelo. Una caratteristica è che, ad esempio, i suffissi diminutivi, los diminutivos, si possono usare anche per i nomi di persone e sono frequenti, molto frequenti e utilizzati. Ad esempio, Carlos può diventare Carlitos, eh, Pablo può diventare Pablito. A volte la parola può subire una vera e propria modifica a livello ortografico, soprattutto se stiamo parlando di una parola monosillaba, no? Ad esempio, sol aggiunge anche e ci, si trasforma in solesito. E se termina, questo se termina in consonante, se termina in vocale si agnade e se ci. Ad esempio, pie, piececillo. Poi ci sono altre piccole regole da ricordare. Ad esempio, se stiamo parlando di un bisillabo la cui radice presenta un dittongo, eh, dobbiamo usare alcuni suffissi. Ad esempio, quenta diventerà quentecita. Duende, duendecito. Puente, puenteciglio. Se invece la parola originale finisce per E, N e R, allora avrà queste caratteristiche, coce, cocecito, joven, jovencito. E se invece la parola termina con una vocale tonica, anche in questo caso dobbiamo aggiungere il suffisso sito, caffè, caffecito, beve, bebecito. E quindi bisogna prestare attenzione, perché questi cambiamenti, ripeto, possono interessare anche l'ortografia, ehm, ad esempio, poco, se aggiungiamo il suffisso diminutivo pochito, per conservare lo stesso suono bisogna trasformare la C in QU, ma questo sono sicura che già lo sai. Poi ci sono molte parole, ad esempio, che cambiano genere utilizzando il suffisso. Ad esempio, la cuciara femminile, se aggiungiamo il suffisso on, cuciaron, diventa un sostantivo maschile, el cuciaron, pellicola, la pellicola, el peliculon. E poi c'è il suffisso asso. Azo, che aggiunto ad un oggetto significa che noi stiamo dando un golpe con ese oggetto. Por ejemplo, puerta, se io dico portazo, vuol dire proprio dare un colpo con la porta, chiudere la porta in maniera violenta. Ad esempio, cabeza, cabezazo significa colpirsi con la testa e farsi male dare il portazzo dare il portasso significa andarsene via sbattendo la porta ci sono ancora diverse eccezioni sui suffissi che creano appunto diminutivi eh, ma seguimi anche su instagram dove troverai dei post al riguardo e altre eccezioni ovviamente impararli così con questi suffissi a memoria non ha molto senso. Ho voluto dedicarti questa lezione per farti capire come in realtà questi suffissi rendono la lingua spagnola ancora più varia, ma il modo migliore per impararli è ascoltando e credimi li imparerai facilmente, basterà guardare serie, tv per notare come vengono usati e quanto vengono usati. No te olvides de suscribirte a mi canal, suscríbete a mi canal YouTube para no perder los próximos videos y e sígueme también su Instagram, espanolvivo.it. Nos vemos pronto con otros videos y otras novedades. Déjame un comentario si uh, hay dudas sobre el tema de hoy o si gratisci otras explicaciones. Nos vemos pronto. Besos. <music>